La dea bendata questa volta ha colpito Salerno. Il secondo premio nella Lotteria Italia 2023, ovvero un premio da 2 milioni e mezzo di euro, è stato venduto a Campagna. Non si conosce l'identità del vincitore, ma molti si chiedono come starà festeggiando la fortuna. Si conosce il numero del tagliando che è stato precisamente venduto sull'autogrill della stazione di servizio Campagna Nord, lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La Campagna in realtà è stata molto fortunata poiché il biglietto da 2 milioni e mezzo non è stato l'unico acquisto. Tra le varie estrazioni ci sono stati 4 tagliandi da 100.000 euro ciascuno distribuiti a Napoli città e in provincia. Oltre a ciò, altri 12 biglietti sono stati venduti tra le province di Napoli, Salerno e Caserta, che valgono 20.000 euro a testa, per un totale dunque di 15 biglietti fortunati in Campania dal valore complessivo di 3.140.000 euro vinti in regione. Insomma, molti acquisti probabilmente causali, ma che cambierà la vita di molti individui del sud.